settimana finisce, e finisce di fatto con una candidatura sotto traccia ma potentissima del banchiere Draghi. È venuto a commissariare il governo italiano, la politica italiana per un certo periodo, è stato accolto entusiasticamente dalla politica italiana che non contava più nulla e che oggi ha deciso di morire definitivamente, perché è probabile, è altamente probabile che alla fine il Presidente della Repubblica sia lui. Adesso i nodi stanno venendo al pettine, Draghi è pronto a scappare, perché vuole in qualche modo liberarsi dall'orpello del governo, perché adesso cominciano appunto a arrivare i nodi al pettine, cioè le bollette, altro che transizione green. Le bollette fanno la transizione solo al verde, lasciando al verde i portafogli degli italiani, quelli delle piccole imprese, dei ristoranti e poi delle famiglie italiane che si vedono delle bollette esorbitanti. L'azione del governo in questo farà ridere, perché i soldi stanziati sono praticamente il nulla, e quindi ci troviamo in una condizione di crisi economica fortissima. Il 2022 sarà costellato di licenziamenti, chiusure, difficoltà generali, se non arriverà addirittura la guerra, perché gli scenari che ci sono sul versante est del mondo, il Kazakistan, la Russia, l'Ucraina, dicono di un attacco probabile degli Stati Uniti. E quindi pensate a cosa stiamo andando incontro. È davvero una situazione pericolosa e la politica italiana non esiste più. Draghi va al Quirinale, cambia di fatto l'assetto istituzionale della Repubblica Italiana, la trasforma da Repubblica parlamentare in una Repubblica parlamentare, in una Repubblica, scusate, di tipo presidenziale, e dal Quirinale governerà anche Palazzo Chigi, passerà i messaggi pizzini al Presidente del Consiglio e noi ci ritroveremo ad avere l'uomo della finanza con un sottoposto a Palazzo Chigi e saremo, l'Italia diventerà una sorta di provincia dell'impero e quindi ci troveremo davvero in una condizione di enorme difficoltà, ma a pagarla principalmente saranno i lavoratori, dipendenti, pubblici e privati, lavoratori autonomi. E la politica economica, dicevo, sarà fatta dall'esterno, dalle grandi banche, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Centrale Europea. Nel frattempo l'Italia si è militarizzata, avete visto, c'è un attacco alle libertà, c'è un attacco ormai da sempre ai diritti sociali. Noi per quello che potevamo fare lo stiamo facendo. Abbiamo anche candidato alla Presidenza della Repubblica con un'azione unitaria nel gruppo misto un giurista, il professor Maddalena, già vicepresidente della Corte Costituzionale, una candidatura che parla della Costituzione italiana, non di tutta la politica, non abbiamo fatto un programma politico, abbiamo pensato a una figura che ricordasse la Costituzione, cioè un qualcuno che difendesse i diritti sociali fondamentali, le libertà, una battaglia contro la finanza, appunto le privatizzazioni, le multinazionali che fanno il bello e il cattivo tempo nel nostro paese. Si annunciano tempi duri. Io credo che l'elezione del Presidente della Repubblica con Mario Draghi sarebbe davvero una iattura per il nostro paese. Faremo di tutto affinché non avvenga, ma come dire, sono pessimista pur mantenendo una volontà propositiva. E quindi con questo messaggio non molto positivo voglio concludere la nostra settimana, sapendo però che le contraddizioni che questo nostro popolo, la gente di chi vive del proprio lavoro avrà, potranno costituire comunque sempre una volontà di riscossa.